Buongiorno a tutti. Allora, appunto, come ha già detto Alain, io faccio parte della community Mozilla e Mozilla Italia. E appunto, oggi ho portato una presentazione su Firefox OS leggermente incentrata sullo sviluppo, quindi sulle novità anche delle nuove versioni, eccetera, e più che altro che cosa effettivamente lo differenzia da altri sistemi che mobile che noi conosciamo, quali Android, iOS, eccetera. Allora, parto un attimo con una breve slide di presentazione. Io sono Brivio Aronne, studente di informatica presso la Statale di Milano al terzo anno, full stack developer, quindi lavoro sia in programmazione web, sia front-end che back-end, quindi JavaScript, HTML, CSS, e vedremo che sono gli stessi linguaggi utilizzati per le applicazioni per Firefox OS. Per quanto riguarda Mozilla, io faccio parte del team degli Appreviewer, vale a dire il team di sviluppatori che si occupa di controllare le applicazioni prima che vengano pubblicate sul marketplace. Il marketplace è il Play Store di Firefox. Faccio parte poi anche del gruppo degli Upboard Curator, che sarebbero il gruppo di sviluppatori e non che ogni mese selezionano determinate applicazioni da far apparire nella home page dello store. Sono un Mozillian, quindi contributore attivo e riconosciuto nella community globale, questo. Firefox Student Ambassador, nel senso che mi applico anche nella parte più a livello scolastico, e cofondatore del Firefox Club Milano, che è un gruppo di Firefox Student Ambassador, il nostro, incentrato sulla programmazione per Firefox OS, dove ci incontriamo in università a Milano, in statale. Allora, partiamo con una breve presentazione di Firefox OS. Non so qui quanti di voi effettivamente lo conosceranno, ne hanno già sentito parlare. Allora, ho visto lei che ha appunto un telefono. Altri? Ok. Comunque, qualcuno lo conosce, diciamo che è ancora abbastanza sconosciuto, e vedremo anche il perché brevemente. Appunto, Firefox OS, nome in codice Boot2Geeko, quindi B2G, il codice che trovate in rete, è un sistema operativo mobile basato appunto su kernel Linux, in particolare AOSP da Android Open Source Project, e la sua peculiarità è il fatto che utilizzi standard completamente aperti, e il suo codice è completamente open source anche nelle fasi di sviluppo. Troviamo tutti i vari repository su GitHub, dove possiamo andare a vedere lo sviluppo, i vari bug, e se vogliamo anche prendere parte attiva allo sviluppo di questo sistema. Allora, oltretutto queste slide sono tutte online. Il link non l'ho riportato, quindi se poi siete interessati, perché in coda a tutte le slide ho messo generalmente un link per chi volesse approfondire l'argomento. Allora, qui ho riportato alcuni screenshot delle nuove versioni. Si parla dalla 2.2 in poi, adesso sta per essere resa disponibile la 2.5 a tutti. Vediamo una schermata simile a quelle che ormai siamo abituati tutti, senza la possibilità di creare cartelle, però uno scorrimento orizzontale, lo differenzia leggermente dai sistemi a cui siamo più abituati. A differenza di Android, non ha un app drawer, quindi ha un'interfaccia più semplice. Le applicazioni si trovano tutte nello stesso punto, e le due differenze: questa qua è la versione 2.2 di Firefox OS, paragonata alla 2.5, che come differenza non si vede molto. Qua in alto ha due pallini, perché hanno aggiunto uno scorrimento, uno swipe da destra, per separare le applicazioni effettivamente installate sul dispositivo e eventuali schede pinnate, quindi siti web salvati sull'home screen, mentre prima invece erano tutti mescolati assieme. Poi comunque io qui ho due dispositivi. Se volete, poi, se siete interessati, ve li faccio vedere con queste entrambe le versioni, per vederne un po' le differenze, appunto.
altri screenshot, come vedete le normali applicazioni di sistema, questo è il browser e questo è l'applicazione telefono. E ora passiamo invece a parlare di come è strutturato Firefox OS. Prima, appunto, un cenno sulle idee alla base. Perché il perché di Firefox OS? Allora, l'idea di Mozilla è stata quella di creare un sistema operativo mobile libero e aperto a tutti, in modo che molte più persone rispetto a quelle che attualmente al mondo possono permettersi uno smartphone potessero acquistarlo. Tant'è che, un esempio, questo è il telefono lanciato in India per un prezzo di $25, è possibile portarselo a casa, non ha caratteristiche fantastiche, probabilmente qua in Italia non se lo prenderebbe nessuno perché non ha la connettività 3G, ma solo 2G, però comunque permette di scaricare diverse applicazioni. Oltretutto è molto interessante il fatto che, essendo web app, sono anche molto leggere rispetto alle applicazioni normali di Android, quindi non serve uno storage interno esagerato. 2 giga e io ci installo 50 e più applicazioni potenzialmente. E quindi, appunto, grazie a queste caratteristiche hardware di fascia bassa è possibile portare gli smartphone in paesi quali l'India, appunto, Sud America, Africa e anche Spagna, ma questo perché la compagnia telefonica spagnola di Stato ha deciso di lanciare Firefox OS, altrimenti è molto più sviluppato in questi paesi. Appunto, l'idea della base sono innanzitutto un sistema prodotto senza scopo di lucro, quindi quando andremo ad acquistare un telefono con Firefox OS noi pagheremo effettivamente l'hardware e basta. Il fatto che il web debba essere per tutti è un'idea alla base di Mozilla in generale, in questo caso appunto il web mobile. L'obiettivo appunto è quello di avere un sistema fluido e funzionale senza grosse esigenze, come il perché ve l'ho appena spiegato, il fatto per mantenere bassi i prezzi, e utilizza standard aperti. Appunto, come è formato, come si sviluppa Firefox OS? Si sviluppa su tre livelli, Gonk, Gecko e Gaia. Gonk è il livello più basso, quello che colloquia direttamente con l'hardware, ed è basato su kernel Linux, kernel Android comunque, AOSP, quindi Android Open Source Project, e driver puramente open source. Gecko è il motore, contiene il motore grafico, la Java Virtual Machine, il motore di rendering in generale, ed è lo stesso Gecko e Gaia, che adesso vediamo, sono gli stessi che troviamo anche su Firefox Desktop, portati poi sul mobile. E Gaia di fatto è l'interfaccia utente completamente scritta in HTML5, quindi programmatore web ci potrebbe effettivamente contribuire allo sviluppo senza dover essere esperti in Java, come per dire se voglio sviluppare per Android o cosa. Parliamo adesso di web app, quindi le effettive applicazioni di Firefox OS. Qui è una frase un po', appunto, puntando sul fatto che le performance sono come se l'app fosse effettivamente nativa, perché di fatto è proprio nativa, nel senso che potremmo vedere Firefox OS come un porting del browser Firefox su un sistema, su un telefono. E così facendo, qualsiasi web app che sia stata scritta per Firefox OS, quindi, che ne so, con la sua interfaccia, quindi con Gaia, piuttosto che il mio sito internet, in aggiunta il manifest che gli fa capire, guarda quella, la puoi vedere anche come applicazione web, applicazione per Firefox OS, funzionano allo stesso modo e risultano proprio come applicazioni native. Questo oltretutto è un po' uno spoiler dell'ultima parte della presentazione, perché vedete in questi due screen qua l'applicazione orologio, e qui di fatto una delle nuove funzioni introdotte con Firefox OS 2.5, cioè la possibilità di visualizzare il sorgente
in qualsiasi punto del telefono siamo, quindi sull'home screen, nelle applicazioni di sistema, nelle applicazioni di terze parti. È un po' più da sviluppatore così, però ci fa capire quanto effettivamente si fondi sul fatto che gli che sia open source, appunto. Esistono due diversi tipi di applicazioni per Firefox OS: le applicazioni hosted e le applicazioni packaged. Che differenze hanno? Le packaged sono tutte impacchettate, come dice il nome, sotto un file zip che contiene tutti i nostri HTML, file JavaScript, CSS, le icone e tutto quello che effettivamente serve al corretto funzionamento dell'applicazione, mentre invece le hosted è come l'esempio che vi ho fatto poco fa del mio sito web. Io ho già il sito web che ha il supporto al mobile, mi basta aggiungere nella root del mio sito un file manifest che gli fa capire a Firefox OS o a Firefox comunque in generale che quella può essere trattata come applicazione, e lui la renderizza effettivamente come un'applicazione nativa. Quindi molto comodo. Ovviamente questi due tipi di applicazioni hanno anche delle differenze a livello principalmente di privilegi, perché ovviamente un'applicazione packaged, quindi risiedente sul sistema, avrà dei privilegi maggiori. Un'applicazione hosted generalmente non può leggere e scrivere nella memoria interna. Comunque vedremo che in fatto per questioni di sicurezza le applicazioni comunque non possono colloquiare direttamente con la memoria interna del sistema, ma girano tutte sotto sandbox, quindi attraverso le API fornite dal sistema. Modalità di aggiornamento differenti, nel senso che ogni volta che vogliamo aggiornare un'applicazione packaged dobbiamo rimpacchettare tutto, quindi le parti non modificate e le parti nuove effettivamente della nostra applicazione, spedirle sul marketplace per la revisione, aspettare che ci venga accettata, approvata, e quindi tutti avranno a disposizione la nostra versione aggiornata. Per le applicazioni hosted invece sì, possiamo fare così, nel senso che ci basta mandare una versione aggiornata del manifest, quindi gli indichiamo il link dove risiederà il nostro manifest, però per aggiornamenti minori non abbiamo la necessità di fare tutto questo percorso, facciamo le nostre modifiche sul nostro sito, sul nostro gioco caricato online, e in automatico tutti gli utilizzatori della nostra applicazione vedranno l'applicazione aggiornata senza che gli sia arrivata la notifica scarica l'aggiornamento. Quindi molto più veloce. Parliamo di permessi, che ho citato poco fa per i due tipi differenti di applicazioni. Allora, appunto, siamo abituati ad esempio su Android ai permessi di amministrazione, come mi viene in mente Lightflow, non so se la conoscete, quell'applicazione per gestire il colore del LED di notifica, che all'accensione ci richiede di selezionarla come amministratore del telefono, perché ha bisogno appunto di questi privilegi per poter regolare la luce del LED. Mentre invece in Firefox OS tutto questo non c'è, neanche i permessi di root, o meglio, appunto, servono solo per gli sviluppatori, per il flash di altre ROM, piuttosto che lo sblocco dei privilegi, anche cioè per permettere il debug delle applicazioni di sistema, cose che generalmente ad un utente normale non servono. E oltretutto, in Firefox OS, tutti i permessi sono indicati nel manifest, un file JSON che tra poco vediamo. Se un'applicazione dovesse richiedere un permesso che non è specificato nel manifest, questa cosa non funziona. E oltretutto gli utenti possono in qualsiasi momento decidere quali permessi dare alle singole applicazioni, sia di sistema che non. L'hanno aggiunto anche questa funzione bene o male su Android Lollipop, che nel menu delle applicazioni possiamo decidere se questa applicazione ha la possibilità di utilizzare la geolocalizzazione, cose varie, però non sulle applicazioni di sistema. Questo invece è permesso, su Firefox OS è possibile per qualsiasi tipo di applicazione. Parliamo appunto del manifest. Il manifest, come ho già detto, è un semplicissimo file JSON, quindi chiave, due punti, valore, chiave, valore, chiave, valore. E poi ho riportato uno screenshot per farvi capire meglio.
e contiene tutte le informazioni principali dell'applicazione, quali il nome, la descrizione, i dati sullo sviluppatore, eccetera, l'orientamento dell'applicazione, la possibilità di averlo in full screen o meno, il percorso di lancio, quindi dove sarà all'interno del nostro pacchetto dell'applicazione l'index.html, e le web activity e i permessi. Le web activity sono delle, appunto, attività web che permettono, ad esempio, che ne so, c'è la web activity per poter inviare un messaggio, per poter ricevere una notifica, per poter aprire un'altra applicazione, delegare una certa azione ad un'altra applicazione. Tutto fattibile attraverso le web activity e le API di Firefox OS e appunto i permessi. Questo appunto è un esempio di manifest. Vediamo il nome, la descrizione, sviluppatore, la versione, che sarà quella che dovremo ricordarci di aggiornare perché altrimenti non ce la provano, e i permessi. Per ogni permesso dobbiamo dare anche una descrizione, cioè dobbiamo dire effettivamente per cosa ci serve all'interno di questa applicazione il permesso che gli abbiamo dato. Questo ci permette di avere un utente più consapevole effettivamente di quello che sta facendo il suo telefono. Allora, parlando di API, di web activity, eccetera, ho pensato di presentare anche la boilerplate app. Questo è il link su GitHub dove potete trovarla. È un'applicazione, uno strumento che permette appunto di provare, vedere come funzionano, come vengono implementate le principali API e le web activity di Firefox OS. Gli strumenti, ora parliamo invece degli strumenti per lo sviluppo di applicazioni per Firefox OS e di debug. Diciamo che tutto era chiuso sotto il web IDE, cioè prima eravamo magari abituati, non so se vi siete mai interessati, avete mai sviluppato applicazioni per Firefox OS, però su Firefox, digitando nella barra dell'URL about due punti app manager, ci porta su una schermata dove possiamo lanciare il nostro simulatore di Firefox OS, possiamo gestire le applicazioni che noi siamo andati a ripescare all'interno del nostro computer, con le nuove versioni dalla 38 di Firefox è stato introdotto il Web IDE, che è una schermata a parte, e oltre a contenere questo App Manager è un IDE in tutto e per tutto, quindi noi da lì possiamo effettivamente modificare tutti i file del nostro progetto e permette appunto di connettere runtime, quali un dispositivo fisico che sia collegato tramite USB o Wi-Fi, e il simulatore per Firefox OS, che non è nient'altro che un add-on del browser che possiamo scaricare tranquillamente, e appunto di connettere i Firefox Developer Tools ad altri browser, quali Firefox for Android. Possiamo fare il debug delle nostre applicazioni su Firefox for Android, ad esempio, senza dover per forza utilizzare il simulatore da computer, che magari la geolocalizzazione o l'orientamento dello schermo non funzionano. Questi sono degli screenshot del Web IDE, quindi vediamo qui l'albero della nostra applicazione, quindi con tutti il manifest, importantissimo, l'index, e poi tutti i JavaScript, le icone, la localizzazione. E qui in alto ci fa oltretutto vedere se effettivamente il manifest dell'applicazione su cui stiamo lavorando è valido. Ci dice che magari contiene errori o non abbiamo l'icona della grandezza sufficiente per poter essere pubblicata sul marketplace, c'è già d'aiuto anche quello. Questo è un altro screenshot dove vediamo appunto le potenzialità dell'IDE in sé, quindi la possibilità di modificare il sorgente della nostra applicazione. E ora parliamo di sicurezza. Perché? L'ho già accennato prima, al fatto che le applicazioni per Firefox OS girano sotto sandbox, eccetera. Perché l'idea alla base di Firefox OS e in generale Mozilla è quella di preservare al massimo la sicurezza dei dati dell'utente. Quindi, come già detto, i permessi di qualsiasi app sono in chiaro e gestibili completamente dall'utente, che in qualsiasi momento può decidere
di non fornire più questi permessi. E appunto l'applicazione gira sotto sandbox e quindi non possono comunicare con l'esterno, che sia il sistema, che siano altre applicazioni, se non attraverso i canali di collegamento, appunto le API fornite dal sistema stesso. Volevo concludere appunto la mia presentazione con qualche novità su Firefox OS 2.5, che poi, se siete interessati, potete vedere da qui. Appunto, piccola citazione dal sito ufficiale: appunto Firefox OS 2.5 è la versione più sicura, più customizzabile, adesso non mi viene il termine, di tutte le altre, perché appunto hanno introdotto differenti novità, quali il supporto ai temi, il supporto agli add-on che già conosciamo su Firefox, sia per desktop che per Android, quindi la possibilità di installare non solo applicazioni, ma anche delle, diciamo, le mini applicazioni che permettono di aggiungere funzionalità o cambiare le applicazioni già esistenti o quelle di sistema. Quindi questi sono due screenshot. Il primo sono applicazioni, queste due, HackerPlace e Studio, del progetto Spark, che comprende l'HackerPlace, Studio, Sharing, che è un'applicazione che utilizza le nuove API di connettività peer-to-peer, che permette lo scambio di applicazioni tra un telefono e l'altro sotto la stessa linea Wi-Fi. Appunto, Studio è quella che ci permette di gestire i nostri temi, crearli, modificarli, copiarli. HackerPlace attualmente contiene determinate applicazioni che ancora non sono state pubblicate perché funzionano solo con Firefox OS 2.5, che non essendo ancora stato ufficialmente rilasciato non possono pubblicarle sul marketplace, e degli add-on. Qua vediamo, che ne so, il tab switcher che porta il tastino per aprire tutte le schede del browser direttamente nella home page del browser, cosa che non c'è, dovremmo andare sul menu e poi ve lo faccio vedere comunque. Quindi tra le novità, appunto, add-on, nuove API, quali il riconoscimento vocale. Stanno sviluppando un'applicazione per il riconoscimento vocale come Google Now, piuttosto che Cortana, Siri, che ormai tutti i sistemi mobile e non hanno. La possibilità di visualizzare il sorgente, come vi ho fatto vedere prima. La personalizzazione per quanto riguarda appunto i temi, e anche la possibilità, purtroppo ancora la documentazione è scarsissima, di creare nuove home screen, nuovi launcher, che quindi in un futuro potremo trovare sul marketplace e personalizzare ancora di più il nostro dispositivo. E il tracking protection, cioè una protezione ulteriore della navigazione in incognito, dove è garantito che non lasciamo alcuna traccia. Quando abilitiamo questa nelle impostazioni di sistema, qualsiasi connessione che noi inviamo o che riceviamo sono criptate. E appunto il pin the web, che è la possibilità di salvare sull'home screen, nel sistema che vi ho spiegato prima, le pagine web che i nostri preferiti, diciamo, verranno organizzati in modo separato, in modo da non mischiarli con le applicazioni.